Ben ritrovati appassionati di cinema d'animazione, io sono Valerio e questo è un nuovo video di Animate. Nel video di oggi vedrete la video recensione del film di Makoto Shinkai, Weathering With You, film che è stato al cinema grazie a un evento targato Nexo Digital ed Init. Quindi, visto che c'è molto da dire di questo film, cominciamo subito. Makoto Shinkai è divenuto negli ultimi anni un vero e proprio punto di riferimento nel panorama dei lungometraggi d'animazione e più in generale per il cinema giapponese. La sfida per Shinkai e il suo team per questo film era molto alta. Dopo il successo planetario ottenuto da Your Name, in molti aspettavano al varco e con occhio vigile il nuovo film del regista e possiamo dire che la prova è stata superata. Pur con riserve. In questa video recensione cercherò di dare un giudizio il più possibile oggettivo sulla realizzazione della trama e sulla messa in scena tecnica del film, riservandomi giudizi più personali e soggettivi nella parte finale. Chiaramente, essendo io un grandissimo sostenitore del regista e delle sue opere, anche la mia visione obiettiva potrebbe risentirne, ma sono onesto con voi e lo specifico fin da subito. Io amo profondamente i lavori di Shinkai. Tuttavia, da amante, sono sempre molto esigente. Pertanto, quelli che possono essere considerati da alcuni difetti minimi di un film, io li trovo insopportabili. Il film racconta la storia di Odaka Morishima, un ragazzo delle superiori che decide di scappare di casa per andare a vivere a Tokyo. Proprio durante il viaggio in nave verso la capitale giapponese, il traghetto su cui viaggia si trova nel bel mezzo di un violentissimo acquazzone. Il giovane rischia di finire in mare, ma viene prontamente salvato da Keitsuge Suga, un giornalista che scrive su una rivista tematica paranormale. Keitsuge lascia un biglietto da visita a Odaka e si rende disponibile ad aiutarlo a trovare una sistemazione nella grande città. Ma il giovane, almeno in un primo momento, preferisce arrangiarsi. Tuttavia, la vita a Tokyo si dimostra ben presto più dura del previsto e Odaka finirà per la strada senza più un soldo, ritrovandosi coinvolto in dinamiche pericolose con lo schifiguri e finendo in possesso persino di una pistola rubata. Parallelamente conosciamo Ina Amano, una ragazza orfana che si occupa del mantenimento suo e del fratellino. Scopriamo che la ragazza ha il potere di richiamare il sole durante le giornate di pioggia e sarà proprio questa sua dote, unita alle necessità economiche dei giovani protagonisti, a far sì che i due avviino un'attività di business. Sotto lauti compensi, Ina fa dissipare le nubi formulando preghiere, così che il sole possa risplendere in un punto preciso di Tokyo e per un periodo di tempo limitato. Tuttavia, grazie alle indagini sul paranormale portate avanti da Keitsuke insieme alla sua assistente Natsumi, scopriamo ben presto che il potere di Ina di controllare il tempo nasconde un destino avverso. Inoltre, mentre tra i due giovani protagonisti sembra scoccare l'amore, la fuga di Odaka viene ostacolata dalla polizia e i due ragazzi troveranno numerosi imprevisti sul loro cammino. Così come tutta la filmografia di Makoto Shinkai, quest'ultimo film pone al centro della narrazione due giovani protagonisti che lottano per stare insieme. Sebbene il loro destino avverso sia il nocciolo del film e tutta la narrazione viaggia sul binario del classico dramma romantico-adolescenziale, in questo film sono presenti una serie di dinamiche, temi e messaggi estremamente maturi ed indirizzati ad un pubblico decisamente adulto, che lo allontanano dalla semplicistica definizione di film romantico per ragazzi. Fin dal principio siamo immersi in una Tokyo dove vige il precariato, dove è difficilissimo trovare un impiego. Oltre a Odaka, che passa tutta la prima parte del film alla ricerca di un lavoro, anche il personaggio di Natsumi è sempre in balia di colloqui e stesure di curriculum. Quella di Tokyo appare come una comunità chiusa, fredda, dove un nuovo arrivato non ha la possibilità di integrarsi, dove ogni individuo deve arrangiarsi nel risolvere i propri problemi. Perché nessuno può fare affidamento sugli altri. Ingombrante poi è il tema della povertà e dell'importanza dei soldi, che spingerà i due giovani a far risplendere il sole su Tokyo solo sotto lauti compensi e non per il bene comune della collettività o per senso civico. L'etica dei protagonisti e le motivazioni che li spingono a compiere determinati gesti sono elementi molto interessanti da analizzare in questo film e che lo differenziano molto rispetto al precedente Your Name. In
Weathering With You, quelli che osserviamo, non sono propriamente dei modelli da seguire, come gli esempi positivi di ragazzi che di solito vediamo nei film d'animazione. Il personaggio di Ina ci viene introdotto al capezzare della madre, mentre veglia su di lei all'ospedale. Inoltre, durante il film scopriamo che lei fa di tutto per mantenere se stessa e il suo fratellino, il che potrebbe spingerci frettolosamente a considerarla un personaggio positivo, una ragazza che si sacrifica e che si sobbarca di responsabilità. Ma il fatto che sia disposta a fare di tutto per avere soldi, e ripeto di tutto, fa di lei un personaggio non propriamente positivo. Senza considerare che risulta evidente ben presto durante la visione del film che lei non è tenuta a prendersi l'incarico di certe responsabilità che si autoimpone e che da sola non può e non deve risolvere. Shinkai arriva a mettere in scena addirittura un momento estremo quando Ina è disposta a lavorare per dei mezzani, dimostrandosi non del tutto restia a cedersi a loro. Come dire, è un po' pesante come discorso da metabolizzare per uno spettatore. Allo stesso modo, il personaggio di Odaka potrebbe sembrarci il giovane ribelle, no, pronto a inseguire i suoi sogni senza guardare in faccia nessuno. Lascia la sua casa e parte per un'avventura nella grande città in un modo che può sembrare quasi fico, cool, no? Può risultare divertente e scanzonato. Però questo benedetto ragazzino a Tokyo non ha un posto dove andare, si ritrova a dormire sulle panchine e a rovistare nella spazzatura. Non ha un piano B, se non quando riceve l'aiuto da qualcun altro. Ina che gli offre il pranzo, Keizuke che gli propone di lavorare per lui e via dicendo. Odaka ha abbandonato la sua famiglia senza dire loro nulla, la quale mette giustamente in allarme la polizia. Dei motivi che spingono il ragazzo ad abbandonare la casa, a noi spettatori non è dato sapere niente. Così come non sapremo mai perché Ina non ha deciso di chiedere aiuto agli assistenti sociali. Il personaggio di Odaka da questo punto di vista ne esce decisamente sotto una luce negativa. Lascia la casa e la famiglia senza una motivazione che ci venga in qualche modo detta. Non pianifica in maniera sensata la sua vita a Tokyo, finendo a vivere per strada e sopravvivendo grazie alla carità della gente. Tuttavia, la sua superficialità l'ho trovata molto credibile per l'età che ha. Se ci pensate, alla fine, a prescindere da quale che sia il motivo per cui abbandona la famiglia, un ragazzo che decide di compiere una scelta così, un po' all'avventura e non ponderata, è un pazzo. E il fatto che il film ce lo mostri così, senza nessun tipo di giustificazione o di pretesto eroico, l'ho trovato credibile e in linea col carattere di tutti quei ragazzi che fanno pazzie. Molto più realistico di quanto si vede normalmente nei film con protagonisti giovani ragazzi senza macchia e senza paura che sconfiggono i nemici e salvano il mondo a destra e a manca. Se da una parte questa scelta narrativa ha il difetto di apparire un po' scellerata e poco ponderata, tra l'altro mettendo in mostra un'incompetenza totale della polizia così poco credibile che a tratti risulta essere quasi frustrante, dall'altro lato ha il pregio di dare ai protagonisti diverse sfumature di carattere, mostrandoceli non perfetti o completamente positivi, e per questo motivo li ho trovati autentici. Nel finale, quindi allerta spoiler, Odaka non compie alcun sacrificio, anzi, nel salvare Ina sacrifica il destino di Tokyo, anteponendo i propri bisogni e le proprie pulsioni a quelle di un'intera comunità. Personalmente ho trovato questo elemento decisamente credibile. A conti fatti, a due giovani che si amano, poco interessa di tutto il resto, a loro interessa solo stare insieme. In definitiva, soppesando i pro e i contro, penso di potermi dire soddisfatto della trama di questo film, ad eccezione di un solo unico grosso elemento che proprio non riesco a giustificare e che reputo nient'altro se non come una grossolana lacuna della sceneggiatura, ovvero la pistola. Per un po' ho creduto che l'elemento della pistola ritrovata da Odaka volesse essere un MacGuffin. Tuttavia, se davvero fosse stato quello l'intento, si doveva creare enfasi nel suo ritrovamento. Oppure si poteva evidenziare maggiormente come la polizia fosse sulle tracce di Odaka proprio per recuperare quella pistola, non perché era scappato di casa o perché era stato visto con una ragazza scomparsa. Il MacGuffin in un film deve essere un motore virtuale, qualcosa che dia l'avvio alla trama, che inneschi l'intrigo, oppure qualcosa che per il protagonista del film ha un'importanza cruciale, attorno al quale si crea enfasi e si svolge l'azione, ma che non possiede un vero significato per lo spettatore. Deve spingere il film verso una direzione, ma risultare superfluo alla fine della storia. La pistola poteva essere un ottimo elemento di MacGuffin. Alla fine non sappiamo di chi sia,
sia, né perché era lì. Vediamo sì che la polizia la cerca, in alcuni momenti se ne parla, ma non viene mai ricoperta del tutto di quel ruolo che invece avrebbe potuto avere, dando al film quella spinta tipica del MacGuffin. Alla fine quella pistola è completamente insignificante e poteva anche essere rimossa dallo script. Analizzando invece il punto di vista tecnico, questo film si dimostra un gioiello. Il fotorealismo degli sfondi raggiunge livelli mai visti prima in un'opera animata giapponese. Tokyo viene rappresentata con una perfezione quasi maniacale, tanto che la maggior parte delle vie riportano addirittura i luoghi e le pubblicità presenti attualmente. Nonostante la capitale giapponese sia stato teatro di moltissime vicissitudini negli ultimi film di Shinkai, raramente l'abbiamo vista sporca, trafficata e congestionata come in quest'opera. Per quasi tutto il tempo piove e la pioggia ben presto acquisisce un vero e proprio carattere. Si trasforma da semplice elemento a coprotagonista, rivelandosi ben presto non un semplice fenomeno atmosferico, ma una vera e propria minaccia. Se Shinkai già in altri film aveva utilizzato i fenomeni atmosferici per interporli ai protagonisti delle sue storie, come in 5 cm al secondo e Il giardino delle parole, qui la pioggia sembra acquisire un significato quasi sociale e culturale, simbolo dei nostri giorni e dei cambiamenti climatici attuali. Come in Your Name, anche in questo film troviamo maggiore spazio alla cultura e alle tradizioni giapponesi, come non manca l'onnipresente elemento del treno che, seppur velato, è presente in una scena determinante. Il treno, come ho già detto anche in altre video recensioni dei film dedicati a Makoto Shinkai, è questo elemento che mette in comunicazione i protagonisti, che ha la capacità di avvicinarli o di allontanarli. In Weathering with You, infatti, Odaka corre sui binari di una ferrovia in una Tokyo allagata. Shinkai pone quei binari sopra l'acqua, ancora una volta è quella l'unica via percorribile, il ponte che collega gli amanti separati, così come il treno fu il luogo in cui Mitsuha ritrova Taki in Your Name, il mezzo utilizzato da Takaki per raggiungere Akari in 5 cm al secondo o il pretesto dell'incontro tra Asuna e Shun in Il viaggio verso Agartha. Alla fine di tutto, la cifra e lo stile di Makoto Shinkai sono diventati un insieme di elementi che sono ormai imprescindibili nei suoi film, e questo alla lunga è diventato forse il suo vero tallone d'Achille. Sebbene, come avevo accennato all'inizio di questa video recensione, io sia uno strenuo difensore della filmografia di Shinkai, capisco la frustrazione di parte del suo pubblico nel constatare che bene o male le sue opere si assomigliano molto. Tuttavia io riesco ancora a trovare delle differenze sostanziali nei suoi film, che ho cercato appunto di illustrarvi in questo video, e sebbene nelle sue sceneggiature spesso trovo delle lacune, resto dell'idea che Shinkai abbia un talento invidiabile nella messa in scena delle inquadrature, nella regia, nell'uso delle luci e nella gestione dei comparti tecnici nei suoi film. E questo, ragazzi, era tutto quello che avevo da dirvi oggi riguardo al film Weathering With You di Makoto Shinkai. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like, un commento o iscrivetevi al canale per vedere altri video. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!